Speriamo che accendano gli antinebbia, amo. Non ho assolutamente voglia di essere qui io. Freddo qui. Chissà se il nano è già sceso. Eccolo, signor presidente. Com'è andato il volo? Bene. Avevi anche tu le ginocchia in gola? No. Io sì. Io ero schiacciato fra due sedili. Però avevo il posto vicino al finestrino almeno. Sì, com'è la temperatura? Freddo. E ora andiamo a cercare da mangiare. Siamo arrivati a Liverpool Street e sembra di essere a Milano Centrale, vero Panda? Perché Panda? Perché sei carino e rotoli. E non faccio un cazzo tutto il giorno, dormo, mangio e sono carino. E sei anche in estinzione. Sembra di essere a Milano Centrale, uguale. Freddo. Ma va. Freddo. Ripetimelo ancora che non l'ho capito. Freddo. Lidl Hall Market, dove alle 11 del mattino già la gente si spacca la birra. Fa bene. Vuoi berla anche tu? Sì. Quella della frutta? Sì. Ecco, ti pare. Non ti dà un po' di diagonale questa zona? Un po' sì. Pizza Express. C'è il 50% di sconto sulla pizza. Per i VIP però. Guarda, mo, c'è la Ford Anglia. Hai visto? Qui a Wizard and Wonders. Che cosa vendono qui, amo? Ma che bello! Ma nulla di stupefacente, anche noi ce l'abbiamo la Ford al binario 9 3 quarti, che ha cambiato nome perché la Warner li ha minacciati di fargli denuncia, giustamente, perché non avevano il diritto per il nome. Ah, troppo sole. Oh, finalmente! Eccoci arrivati in centro. È incredibilmente soleggiato, tra l'altro. Sei a Trafalgar Square. Andiamo a vedere. Eccola. Sono solo calamite, amo. Pound punto 99, 99 era il minuscolo. Amo. Sono stata tirata dall'uno. Eh sì. È vittima del marketing. Quel marketing che lei all'università ha tanto studiato ma che non ha capito. Vabbè, ma qua sono vittima della miopia. Prossimo del marketing. Per intenderci, probabilmente stanotte ha fatto così freddo che la fontana è ancora ghiacciata. Sono proprio pezzettoni di ghiaccio enormi. Tranquilla che non ti ho abbandonato. Adesso lo troviamo da mangiare, tranquilla. C'è American Candy, amo. Sì, ho capito, però non voglio più spendere 17 euro di caramelle senza accorgermi in una volta sola. Quella è stata una tua disattenzione. Eccola! Sì, siamo arrivati. Schifosamente siamo arrivati a Pizza Hut. L'abbiamo cercata apposta solo per venire qua. Ma diciamocelo con tutta franchezza, siamo venuti qua a Londra solo per Pizza Hut. Qui a Pizza Hut, ma anche dal thailandese che dobbiamo ritrovare, che probabilmente lo mangiamo stasera o domani. Oh, finalmente può riempirsi la pancia e stare più tranquilla, vero? Preso un po' di pizze a caso, quelle che c'erano. Ereticamente ho provato una pizza con l'ananas, una volta cotto era una normalissima pizza al prosciutto. Comunque con 13 pound abbiamo la pizza illimitata, appunto, quelle che possiamo scegliere, quelle che vogliamo, l'insalata che ho già finito, ma non il bere, però vabbè, quello lo prendiamo fuori, che comunque è pieno di posti dove prenderlo. Intanto qualcuno sta tornando con la sua pizza. Ecco, quello che mi interessa anche quando giro un posto nuovo come questo, andare alla ricerca di giochi vecchi che costano relativamente poco. C'è anche John Wick, c'è anche le vecchie stagioni di Doctor Who, amo. Tutte quelle vecchie e c'è... Aspetta, forse amo, troviamo lo speciale. No. Qua c'è la terza, forse troviamo, anche se in inglese. Lo speciale della quarta. Sì, completo speciale. Gli speciali. Quello che su Amazon costava 145. Sì, certo, sarà in inglese, per carità, però. Anche su Amazon è in inglese. Però sì, il pound, no? Lo prendiamo? Quasi quasi. E poi ti chiedi perché la gente va a cercare le cose nei mercatini dell'usato.
Ma che belli gli amiibo. Ma questo è... Mewtwo. La nostra bellissima camera di un metro quadro con letto king size e finestra che possiamo aprire in caso di evenienza. Ma la cosa più sorprendente in realtà è il bagno, che in realtà la stanza è anche bellina a modo suo, sia chiaro. Abbiamo sia il ventilatore che il termosifone, anzi due, e lo specchio, anzi due, e un bel televisore anche in realtà, e un bel quadro, anche la mia coinquilina. Amo, potresti mostrarci dov'è il lavandino che non trovavi? Certo, allora, this way. Facci vedere il lavandino. E tu, stavi this andando... one. E tu stavi andando in cucina a lavarti le mani. No, non l'ho visto, pensavo fosse solo lo scarico. Amo. Però la doccia è bella. La doccia è veramente bella, guarda qua, sì. È bella larga dietro per una stanza del genere. Gioiamo ancora un po' di quel poco di festività natalizia che è rimasta nell'aria. Non è più Natale. No, nei nostri cuori è sempre Natale. Ma cos'è quella cosa bianca che sembra tipo un pannolino sull'albero? Cos'è cazzo è? Per inciso è quello zaino bianco lì. Non è uno zaino. Siamo, è lo zaino quello di sacca che abbiamo comprato un euro in aeroporto. Peccato che è fermo. Niente, finalmente, dopo 5 anni, non più ristrutturazione, riusciamo a vedere il Big Ben. E tra l'altro, se non ricordo male, là sotto, amo, c'è una sala giochi strabella. Minchia, io ho le mani congelate per poco. La finezza. Minchia fra, io c'ho freddo. Vengo da Bergamo io. So bergamasca io, te porta sì. Tristemente non c'è più la sala giochi perché hanno fatto tutta zona di ristoranti qua sotto. C'era un bellissimo cabinato di Super Mario là. No, hanno sacrificato il divertimento per lo stomaco. Lo so. Che brutte persone. Andiamo a mangiare. Dobbiamo sopperire alla mia tristezza ora. Aspetta, io che c'entro? Mi dai supporto. Ok, vabbè. Soffriamo in duel per... Ho un irrefrenabile bisogno di avere quei pupazzi ora. Se non ricordo male, tra l'altro, là sotto, lì, è dove avevano fatto alcune scene di Sherlock. Che bello! Sta passando un terremoto sopra di noi. Abbiamo comprato una Mountain Dew viola targata Diablo 4 che ancora non ho giocato, tra l'altro, ma prima o poi. Io? Sì. A me l'onore. Sì. Di cosa odora? Di uva. Ha un che di alcolico. Non ti so dire cosa, ma sa. Ha un che di alcolico. Sembra il. Come si chiama quello di Lost in Tokyo? Lo stronghino. Lo stronghino. Sembra, sì. Effettivamente sì. Molto, ovviamente non alcolico perché non credo sia alcolico. Questa è la storia di Monitor e Dori e Cippe in Giappone. Lost in Tokyo, eccolo qua. Chissà che cosa si mangerà. Però siamo a Londra, non a Tokyo. Però la prossima volta. Altro negozio indiano, altre caramelle. C'è la patatina. Amo, c'è il cetriolo iper. Chimico, lo voglio assaggiare. Ehi morti, sono un cetriolo. Voglio morti. Assaggiare il cetriolo iperchimico. Morti, sono un cetriolo. Dai, andiamo, voglio vedere quanto costa. E è tipo iper aspro che... Ma c'è anche la patatina, sì. Quella che hanno vietato. Ma meno male. Posso mangiare o stai ancora instagrammando? Senti chi parla poi per instagrammare, sei peggio di me. Almeno io faccio contenuto serio. Ho capito però. Dai, fammi vedere com'è, perché mi sa che io ho preso il tuo. Ah sì, questo è il tuo. Sì. Sembra buono. Buono? Buono. Assaggia la mia. È piccante? No. Prezzo a parte del wok. Ti dirò che a me non è dispiaciuto. Tu l'hai lasciato un po' e quindi te lo mangerai. Però va, che bel murales che c'è. Ma che bello. Ho freddo. Ho freddo.
Eccoci arrivati anche alla Chinatown londinese. È molto più decorata, però sono più ristoranti che negozi, a differenza di Milano. Non che a Milano non ce ne siano di ristoranti, sia chiaro, però qua è... ogni singolo negozio è un ristorante. Due cose: 2024 l'anno del dragone, anno cinese. Seconda cosa, continuo ad aver freddo. E quale attinenza hanno l'una con l'altra? Non lo so, sono confusa, il freddo mi dà la testa. Ho freddo, cazzo! Ma porca. Posso dire che nonostante abbiamo appena finito di mangiare, una mozzicata anatra gliela tirerei ora come ora. Siamo entrati in un Tesco, eravamo proprio gli ultimissimi clienti, mancava tipo un minuto alla chiusura. Abbiamo comprato proprio un'acqua per bere qualcosa durante il viaggio. È un'acqua ai lamponi e mela, ma è come bere l'acqua dopo che hai lasciato la frutta a mollo per pulirla. È buona, è per carità, ma è stranissima, è stranissima. Vuoi sapere un'altra cosa? Ho freddo! E con la vista del Big Ben, finalmente non più in ristrutturazione, direi che possiamo tornare a casa con il pullman a questo giro. Buonanotte! Qual è il nostro pullman adesso?